La memoria si tramanda lavorando un anno intero, perché con i bambini soprattutto, come ben sapete, qua c'è una forte dispersione scolastica. Quindi in questa occasione che noi, Jenny c'ha una mostra al Museo di Capodimonte, noi abbiamo pensato di fare un laboratorio in piazza che fa sì in modo che questo laboratorio va disteso in tutte le scuole. Voi sapete che noi abbiamo fatto una battaglia pure per Scuola Viva, quindi non era la scuola che chiedevamo noi, perché noi pensiamo che questi bambini dopo la scuola ordinaria devono fare dei laboratori, che siano di sport, che siano di ceramica, di artigianati, di arte, di musica. Solo così possiamo salvare questi giovani, possiamo salvare il nostro futuro, perché non pensiamo di tenerli una giornata intera in mezzo alla strada. Non sono soddisfatto, se devo dire proprio la verità, sapendo oggi che queste telecamere sono state spente e forse mai riaccese. Quindi io non posso accettare, sono veramente arrabbiato di tutto ciò. Come possiamo pensare che la gente ha fiducia delle istituzioni? Sentendo ancora sparare, per me è come rivivere un'alluvione, è come abbattersi una tempesta di nuovo a casa nostra. Quindi pensate che dopo 3 anni io mi ritrovo in questa piazza, e 2 sere fa ho sentito ancora che hanno colpito una donna, una mamma fuori al barcone. Rivivo poi quella libertà che aveva Jenny e hanno deciso per noi, spezzandola in mezzo alla piazza, quello è il discorso. Quindi ho detto più volte che se non si fa veramente qualcosa piangeremo ancora altri morti. Io dico che questa morte di Jenny e di altre vittime innocenti non devono rimanere invano, ma qualcosa deve cambiare.